Ieri la polizia tedesca ha arrestato 25 persone, definiti estremisti di destra, che pensavano di organizzare una specie di golpe e prendere il potere in Germania sconvolgendo le istituzioni dello Stato. Come 25 persone potessero farlo resta un mistero, ma comunque il gruppo che ci avrebbe provato si chiamo, Reichsbürger Cittadini dell'Impero. I cittadini del Reich sono gruppi o individui che, per ragioni molto diverse, mettono in dubbio l'esistenza della Repubblica Federale di Germania e del suo sistema giuridico. In molti casi, negano la legittimità di qualsiasi rappresentante democraticamente eletto. Spesso si considerano al di fuori del sistema legale. In concreto, ciò significa che i Reichsbürger rifiutano i documenti d'identità ufficiali della Repubblica Federale di Germania, ad esempio, e invece emettono documenti fittizi come la patente di guida del Reich, o la carta d'identità del Reich, o utilizzano targhe del Reich tedesco. Inoltre, si rifiutano di pagare tasse o dazi. Ideologicamente, il Reichsbürger si sovrappone in parte alla scena estremista di destra. L'Ufficio per la protezione della Costituzione classifica quindi il Reichsbürger come antistatale e anticostituzionale. Nel